frantumare le distanze, superare resistenze e riconoscersi per creare, camminare senza chiedersi perché. In questo momento della mia vita, visto che non sono più così imberbe, perciò soggetto a quell'odio necessario che serve per trovare spazio, in questo momento sono più contento quando scrivo le canzoni, me le suono a casa, mi sento leggermente più esposto quando vado fuori, ma è diventata anche una sorta di ricerca di possibilità in me. Perciò ovviamente, come sapete, l'identità per un uomo si sposta nell'ora e nel non ora, e di questa ricerca io vado cercando, ecco. Insomma, sotto i cieli immensi c'è una terra da spartire e infliggere le regole, distruggere per costruire davanti ai cieli immensi che non puoi desiderare. Infliggi le tue regole, distruggere per conquistare. Quando uno arriva alla ricerca reale dell'identità, non interessa il successo. È chiaro che innanzitutto il vero successo è quello di cercare disperatamente di trovarsi, perché è molto semplice spaccarsi e non ritrovarsi più, e non saldarsi. Anche se poi riuscire a saldarsi significa che comunque ci sono delle cicatrici da chiudere, no? O comunque quella cicatrice rimane. Il senso è, per me, se esiste un vero successo, esiste solamente e soprattutto nella gioia e nella possibilità del desistere o non esistere per se stessi, intendo dire proprio dell'essere o del non essere, se vogliamo andare così. E a illudermi di apprendere la verità dagli uomini, e illudermi, difendermi dalle pazzie degli uomini. Le rivoluzioni sono nel personale, nel quotidiano, a mio parere. Poi è vero che i grossi movimenti attraverso dei passaggi tecnologici così incredibili, no? come il passaggio degli ultimi 15 anni, il passaggio tecnologico negli ultimi 15 anni, abbia permesso a più persone di trovarsi, ma questo non significa un'ascesa. E quando parlo di ascesa di comprensione. Per me questa non è un'ascesa di comprensione. Ecco perché da un lato sono felice quando vedo questa grande libertà di movimento e di comunicazione, dall'altro sono agghiacciato perché contemporaneamente si vede Gheddafi che viene preso dai suoi assassini e filmato da tutti col cellulare. Perciò in noi sopravvive l'arcaico e l'ipermoderno, ma non esiste l'uomo. E questa è la cosa che scusate, mi sto scaldando, però è questo quello che per me è terribile. Ecco. Inseguire ogni cosa perché non si possa afferrare, come i fiori che baciano gli alberi. Ed amare ogni cosa perché non c'è altro da fare, in un giorno qualsiasi nel traffico. Sono convinto del fatto che sia veramente molto, ancora più importante avere una densità nel fare musica, nello scrivere, ancora più alta, proprio perché è tutto così facilmente deperibile. E inseguire ogni cosa perché non si possa afferrare, come i fiori che baciano gli alberi.
casa perché non c'è altro da fare. In un giorno qualsiasi nel traffico, nel traffico.